Ciao a tutti e a tutte, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi sono qui con un altro video della mia rubrica Gran Donne, una rubrica dove vi parlo di donne che grazie alla loro personalità, al loro coraggio e alla loro determinazione hanno lasciato un segno nel mondo e hanno cercato di cambiarlo. Oggi vi vorrei parlare di Sonita Alizadeh, una ragazza afghana la cui storia mi ha colpito molto e ho ammirato la sua determinazione e la sua tenacia scoprendo questa storia perché nonostante le avversità e le circostanze difficili in cui ha vissuto, non ha mai smesso di lottare per realizzare i suoi sogni e quindi ho deciso di condividerlo con voi. Sonita è una rapper e attivista per le donne afghane, rappresenta un simbolo di emancipazione per le sue coetanee. Nasce nel 1996 in Afghanistan, paese dove purtroppo nascere femmina è spesso una condanna. A soli 9 anni viene promessa in sposa a un uomo molto più grande di lei. In Afghanistan molte famiglie organizzano spesso i matrimoni e le figlie vengono vendute in sposa spesso ancora bambine. E lei non vuole sposarsi, vuole studiare, vuole scrivere e cantare canzoni. Il destino vuole che per scappare dai talebani le nozze vengano annullate o scappa in Iran con la sua famiglia in un istituto per rifugiati. Lì impara ancora meglio a scrivere e a cantare canzoni, cresce la sua passione per la musica e per la scrittura, ma in Iran è proibito cantare, ma lei decide comunque di preparare una sua demo e inciderla e di sfidare, diciamo, questa limitazione. E a 16 anni Sonita vuole fare la rapper, ma mettergli i bastoni fra le ruote è ancora una volta purtroppo la famiglia e il fratello che vuole venderla in sposa ad un uomo per comprarsi a sua volta una sposa. Per fortuna però Sonita in quel periodo incontra una regista iraniana che decide di dare alla sua famiglia 2000 dollari in cambio di 6 mesi di tregua. In quel periodo, insieme alla regista, Sonita lavora al videoclip di Brides for Sale, cioè spose in vendita, un brano che parla delle spose afghane che vengono vendute dalle loro famiglie. Il videoclip, una volta caricato su YouTube, riceve un grandissimo riscontro positivo in tutto il mondo e Sonita viene contattata da una scuola di musica per studiare negli Stati Uniti. E la scuola le offre un visto per studiare e comporre musica. Oggi Sonita vive a Washington, frequenta l'American University e continua a comporre canzoni. La sua vita è diventata un documentario che ha vinto il premio della giuria al Sundance Film Festival. Una sua frase è: al mio paese le brave ragazze stanno zitte, ma io voglio condividere le parole che ho dentro. La sua storia mi ha colpito perché ammiro tanto le persone che nonostante le situazioni, diciamo, travagliate che la vita e le circostanze mettono davanti, si battono per realizzare i loro sogni. Dal punto di vista della personalità mi sento un po' come lei, perché non si scoraggia facilmente a livello di determinazione e ammiro tanto Sonita per questo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e se vi va, scrivetemi nei commenti se già conoscevate la storia di Sonita oppure no e ve l'ho fatta scoprire. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!